primo quarto dell'anno negativo per il mercato dei trattori. Nel periodo gennaio-marzo, secondo i dati elaborati da Feder Una Coma, sulla base delle immatricolazioni registrate presso il Ministero dei Trasporti, le vendite calano del 6,7% rispetto allo stesso periodo 2015, confermando il trend negativo che caratterizza ormai il comparto da oltre otto anni. Nei tre mesi 2016 il numero di trattori venduti è sceso a 3.900 unità rispetto alle 4.180 dello stesso periodo 2015, con cali particolarmente consistenti in regioni importanti come l'Emilia Romagna, la Lombardia, il Piemonte e il Veneto. Ai minimi storici anche il mercato delle mieti trebiatrici, che cala del 25% e che conta appena 21 unità vendute nel trimestre, mentre in recupero, dopo il netto calo dello scorso Anno appare il mercato delle trattrici con pianale di carico moto agricole, che crescono del 15,6% in ragione di 170 unità vendute, e il mercato dei rimorchi, che crescono del 5% in ragione di 1906 unità vendute. Alle quattro tipologie di veicoli targati si aggiungono i dati relativi ai sollevatori telescopici che nei primi tre mesi dell'anno segnano un incremento del 40,9% rispetto allo stesso periodo 2015. Il mercato delle macchine e delle attrezzature per il giardinaggio e la cura del verde chiude il 2015 in crescita e si prevede possa incrementarsi ulteriormente nell'anno in corso. Questo emerge dalle statistiche elaborate da Comagarden Federuna Coma sulla base dei dati forniti dal gruppo di rilevamento Morgan relative alle unità vendute sul mercato nazionale per le principali tipologie di prodotto. Il consuntivo 2015 vede un totale di 1.233.286 unità con un incremento dell'1,3% rispetto al 2014. Esaminando le singole tipologie di prodotto si nota una crescita significativa delle motosporte seghe E un incremento consistente dei soffiatori aspiratori e delle motozappe. Una crescita a due cifre registrano i Rasaerba Robot, che segnano un incremento del 16%, mentre un incremento più contenuto fanno segnare le macchine taglia siepi. In lieve crescita, meno di un punto percentuale, sono i ride-on consumer e professionali, mentre di segno negativo risulta il mercato dei rasaerba e quello dei trattorini consumer, entrambi con un passivo intorno al 4%. Il buon andamento della stagione fa prevedere anche per il 2016 un incremento della richiesta di macchinari per le manutenzioni di parchi e giardini. Completata la sua prima fase organizzativa, quella relativa al ricevimento delle domande di partecipazione, la rassegna internazionale dell'EIMA è già entrata nella seconda fase relativa all'assegnazione degli stand e dell'ottimizzazione degli spazi espositivi all'interno del quartiere fieristico. La rassegna dell'EIMA, che rappresenta uno degli eventi di maggiore prestigio a livello mondiale nel campo della meccanica per l'agricoltura, la cura del verde e la relativa componentistica, è che tra Bologna dal 9 al 13 novembre prossimo la sua 42esima edizione ha infatti bruciato i tempi, avendo ricevuto da parte delle principali industrie costruttrici nazionali ed internazionali richieste di partecipazione che virtualmente già impegnano l'intera superficie disponibile. Con sei mesi di anticipo sulla manifestazione, circa il 95% dei 150.000 metri quadrati netti, 375.000 lordi, del quartiere feristico Bologna Risulta già coperto e per alcuni settori sono già state attivate le liste d'attesa. Inizia ora la complessa fase della messa in pianta con la sistemazione delle aziende espositrici all'interno dei padiglioni e con l'opera di rifinitura che consentirà un utilizzo il più possibile razionale delle superfici. Per fare posto alle circa 1900 aziende partecipanti, saranno allestiti oltre ai 18 padiglioni fissi del quartiere fieristico di Bologna altri 7 padiglioni padiglioni temporanei, mentre nei piazzali all'aperto verranno attrezzate alcune aree per le prove dimostrative. È stata focalizzata sulla meccanica agricola la 67 edizione della Fiera internazionale dell'Agricoltura e della Zootecnia che si è svolta dal 27 aprile al 1 maggio a Foggia, presso il quartiere fieristico della città pugliese. Nell'ambito di un evento espositivo che ha una lunga storia e un ruolo importante nello sviluppo dell'economia primaria della regione pugliese, il tema delle innovazioni tecnologiche per le lavorazioni agricole è stato sviluppato grazie alla presenza di importanti case costruttrici e alla collaborazione fra l'ente fieristico e la Federazione Italiana dei costruttori di macchine agricole Feder Unacoma con il patrocinio dell'assessorato agricoltura della regione Puglia un convegno dal titolo Acqua per l'agricoltura, una sfida tecnologica, specificatamente dedicato al tema dell'approvvigionamento e della gestione delle acque per le colture seminative e orticole della provincia Foggiana, promosso dall'ente fieristico e da Una Coma con la collaborazione del Consorzio di Bonifica della Capitanata, dell'Università di Foggia e dell'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, si è svolto nel corso della rassegna venerdì 29 aprile le risorse idriche rappresenta infatti uno dei temi chiave per lo sviluppo dell'agricoltura della regione Puglia e dell'intero mezzogiorno e coinvolge tanto gli enti gestori degli invasi e della rete distributiva quanto il mondo della ricerca, il mondo della formazione e l'industria del settore. Nell'ambito della rassegna spazio anche alle organizzazioni professionali della meccanica agricola e agli enti di ricerca con un calendario di iniziative promosse da UNACMA, CNR IMA Motor, Confai, un'IMA e denama e con giornate dedicate al progetto MecaGriJobs rivolto ai giovani che possono essere i futuri tecnici della meccanica agricola.